Amici cari di YouTube, rieccoci qui. Buonasera dal vostro Lino Juventus. Ragazzi, innanzitutto io voglio ringraziarvi tutti coloro che siete entrati nella live di qualche sera fa, fatta insieme al mio amico Giampiero Morabito. Voglio ringraziare tutti quelli che sono entrati, che hanno fatto domande, che hanno cercato di intervenire con noi e che noi abbiamo cercato di rispondere a tutti. È stata una bella live, abbiamo avuto molte visualizzazioni. Io vi invito, ragazzi, a lasciarmi l'iscrizione. Chi entra, vede i video, magari non lascia l'iscrizione. Vi chiedo di aiutarmi a diventare più grande, a crescere con questo canale, perché così avrò anch'io opportunità e modo di fare live direttamente sul mio canale, direttamente sul mio profilo. Così, ragazzi, tutti belli insieme. La sera ci mettiamo, facciamo le live, parliamo, discutiamo di tutto quello che volete. Quindi, ragazzi, grazie a tutti voi che siete entrati nella live. E voglio ringraziare automaticamente i miei nuovi iscritti che sono arrivati nelle ultime ore. Grazie ragazzi. Video della giornata. Pare sia ufficiale. 12 giugno, venerdì. Andiamo ad affrontare il Milan alle 21:45. Semifinale di ritorno. Finalmente ragazzi si torna a parlare di calcio giocato. Anche se saranno partite strane senza pubblico. Partite strane per causa degli orari strani. Però ragazzi, torna il calcio. Oh, ragazzi, torna il calcio perché diciamoci la verità, quanto ci è mancato il calcio, quanto ci è mancata la Juventus, anche se saranno partite, come ho detto prima, strane perché senza pubblico, gli orari saranno un po' strani, non siamo abituati a vedere partite tipo le 21:45 e tant'altro, però ragazzi, l'importante è ripartire, l'importante è piano piano tornare alla normalità, anche se questa sarà una stagione anomala per il fatto di senza pubblico, tante cose che sono successe, però io credo, ragazzi, mai partiamo e mai ritorneremo alla normalità. Quindi, con la speranza che non succeda niente, perché in Italia stiamo vedendo che bella e buono succedono le cose da un giorno all'altro, si possa riprendere questa stagione calcistica. Che la Juventus punti a vincere tutto quest'anno, più degli altri anni, soprattutto il bordello che sta facendo quel porco di Lotito là. State sentendo, avete seguito anche la vicenda Zárate. Cioè, questo non lo punisce nessuno. Questo fa il porco e comodo suo, questo non lo punisce nessuno. Se eravamo noi, già ci avrebbero dato punti di penalizzazione e magari ci fossero mandati pure in Serie B. Quindi, ragazzi, questo Lotito fa il porco e comodo suo e nessuno gli dice niente, questo è il problema. Quindi, questo è un campionato che lui vuole vincere a tutti i costi e che noi dobbiamo vincere a tutti i costi perché questa gentaglia non merita soddisfazione. A me dispiace per la Lazio perché la Lazio sicuramente ha 3 o 4, forse anche 5 giocatori che sono di primissimo livello. Quest'anno ha dimostrato, diciamoci la verità, di essere molto più forti di noi anche a centrocampo. È una squadra che sicuramente merita la posizione che sta. Però, ragazzi, per Lotito, l'amma venge nu stu campionato perché Lotito non merita una gioia. Quel personaggio non merita una gioia. E mi brucia ancora aver perso la Supercoppa italiana contro di loro. Quindi, ragazzi, è una Juve che deve ripartire e deve ripartire a vincere. Deve ripartire dal 2-0 dell'Inter, da dove ha lasciato, facendo una prestazione alla Juventus Inter. Perché, ragazzi, l'ultima partita che abbiamo giocato, veramente ho visto una bellissima Juventus. Quindi speriamo di ripartire alla grande. Non so se avete letto ieri, Cristiano Ronaldo è arrivato 4 ore prima all'allenamento. Ragazzi, il re. Perché si chiama il re? Perché arrivare a fare quello che ha fatto Cristiano Ronaldo non lo fai semplicemente con il pallone tra i piedi, lo fai anche come persona. Una persona sempre che non si è fermato mai, ha sempre fatto allenamenti durante la quarantena, l'ira di quello non si è fermato mai. È arrivato ieri 4 ore prima all'allenamento. Quindi, ragazzi, quando vi diciamo che Cristiano Ronaldo è il numero uno, non è solo perché con i gol che fa, per quello che ha vinto, ma proprio come persona, è il re del calcio attualmente, ragazzi. Quindi ce lo teniamo stretto e speriamo che tutti questi sacrifici che Ronaldo sta facendo li possa mettere in atto sul campo e che quest'anno ci possa portare verso tanti trionfi, soprattutto quello più importante che si giocherà ad agosto. Quindi ragazzi, ripeto, sarà una stagione strana, però con la speranza che questa sia una stagione ancora piena di successi per noi. Ho letto l'ultima ora di mercato, si parla di uno scambio Bernardeschi-Zaniolo. Beh ragazzi, io come voi sapete come la penso su Bernardeschi, per me Bernardeschi è un giocatore che deve andare via, un giocatore che non è da Juve, quindi ben venga anche uno scambio con Zaniolo. Errore della Juve non prendere Chiesa, non prendere Federico Chiesa perché avremo Bernardeschi 2, questo io lo sto dicendo da sempre, che la Juventus non si permette di andare a spendere tot soldi per andare a prendere Chiesa, piuttosto riportatemi a casa Pogba, piuttosto
Sbrigato per chiudere questa trattativa, portatemi a casa Pogba, perché alla Juventus serve Paul Pogba a centrocampo come il pane, come il pane. Ragazzi, io vi mando un abbraccio a tutti, ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora ai nuovi iscritti che sono arrivati nelle ultime ore. Ringrazio nuovamente chi qualche sera fa è entrato nella live del mio amico Giambiero e ci è venuto a seguire. Siete stati veramente straordinari, ragazzi. Vi aggiornerò quando faremo la prossima live. Ovviamente sarete i primi a saperlo. E come sempre io vi aspetterò. Ragazzi, un abbraccio a tutti e ricordatevi sempre cosa vi dice il vostro Lino Juventus. Chi tifa Juve non perde mai. Ciao!